Ciao a tutti, finalmente ci siamo. Domani è il grande giorno, andremo sull'Etna. Era tantissimo che sognavo questo viaggio e finalmente ci siamo. Per quanto riguarda l'organizzazione dell'escursione, ci sono tantissime soluzioni diverse: ci sono le guide, vari mezzi di trasporto, da scegliere il versante sul quale effettuare l'escursione. Noi abbiamo optato per salire con la nostra macchina fino al rifugio Speranza, che si trova sui 2000 metri, da lì prendere la funivia che ha un costo di 30 euro fino a 2500 metri e da lì procedere a piedi fino alla Torre del Filosofo. Ho grandi aspettative di questa escursione. Ho anche il drone, sono attrezzato di GoPro, spero di fare delle riprese incredibili e niente, partiamo. Siamo arrivati al Rifugio Speranza. Già qui il paesaggio è bellissimo, non c'è alberi, è tutto nero e fa un bel venticello, si sta bene a maniche corte, però la differenza di temperatura si sente. Adesso andiamo a prendere la funivia e da lì saliremo fino ai 2500 metri. Arrivati ai 2500 metri e qui serve decisamente la felpina, c'è un vento incredibile e fa abbastanza freddo. E niente, da qui c'è la possibilità di prendere il fuoristrada che costa 30 euro e salire, ma noi saliremo a piedi da solo. Sono le ore 10 e inizia il cammino. Già dopo poco tempo di cammino vediamo una meta che abbiamo scelto, vediamo arrivare là in cima. Primo segno di buon auspicio, abbiamo trovato una No! coccinella sotto una roccia, fra l'altro. Facciamola volare. L'hanno con quei cani. Pum, per terra. Morta, no. morta. Siamo decisi di andare a destra o arrivare in cima al cratere. Per decidere faremo volare il drone. Purtroppo ho dovuto fare atterrare il drone a causa del forte vento, ma abbiamo deciso di arrivare comunque in cima. Ragazzi, è da qui dritto per dritto. Pazzesca, quattro zampe si viaggia. A quattro zampe! Non lo fate, raga. Non lo fate voi, amici followers. Questa pettà è incredibile. Forse ragazzi ci siamo davvero. Forse ci siamo davvero lassù. Dai. Ok, raga. Assurdo. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ragazzi, c'è troppo vento. Non so se si sente qualcosa, ma siamo arrivati. Siamo arrivati in cima, c'è un vento della Madonna. Eccoci, questo è il panorama. Se ero con la Vitto era morto. No, bellissimo, raga, bellissimo ragazzi. Vero, parla te, parla te. Adesso sono un attimino in conca, l'unico punto dove non c'è vento perché siamo. Non so se vedete, siamo proprio dentro il cratere. Il riassunto della salita è stato tostissimo, tostissimo. Due di noi hanno abbandonato, ma non li biasimo. Uno di loro è scivolato per 4 metri, una roba veramente da pazzi. Arrivati in cima, c'era un vento incredibile, le rocce erano bollenti. E praticamente siamo saliti a piedi, abbiamo cominciato a camminare a quattro zampe sui sassi sdrucevoli. E poi alla fine però ce l'abbiamo fatta, si guardava giù, c'era una paura e io ho detto a tutti, guarda, se arriva su, poi chiamo l'elicottero, non c'è verso. Quindi arrivato su, io ero in crisi, chiaramente, poi abbiamo visto che c'erano le prime turistiche con i turisti che camminavano a piedi lì sopra il vulcano, lungo il cratere, e quindi è stata una salvezza, eravamo felicissimi. Ero totalmente contento e ho abbracciato tutti. E qui ragazzi è dove arrivano i fuoristrada e niente, aspettiamo che gli altri due ci raggiungano. E noi siamo arrivati da là dietro, che ovviamente fatta da qua è una passeggiata, è facilissimo. Com'è stata da farla da di là? Molto meglio. Molto meglio? No, ma io
ce la facevo, no? Sì. Sei a scato. Adesso facciamo due foto e poi andiamo a mangiare nel cratere. Eccoci, qua siamo nella valletta dove c'è meno vento e mangiamo il pranzo a base di panino. Stiamo rimettendo in cammino, c'è un fumo là incredibile e sono riuscito anche a far decollare il drone in un momento in cui il vento non è più calmo. Da qui in poi, che è praticamente vicinissima dove ti lasciano i fuoristrada, puoi continuare solo con la guida e sono 6 ore a piedi per arrivare in cima. Ora stiamo scendendo dalla strada normale che fa una bella serpentina e poi il rifugio dove arriva la funivia è dietro, è dietro quel cratere laggiù. E scendendo ci siamo finalmente ricongiunti al punto dove all'andata siamo saliti, siamo saliti fino a lassù. Poi sono bellissime le pietre vulcaniche che sono pesantissime, sono proprio pesanti come normali. No! Sofa! No! Stiamo di nuovo scalando un'altra volta, questa volta il primo cratere, quello vicino alla funivia. Siamo di nuovo in cima! E là ragazzi c'è la Valle del Bove, infatti si vede i due profili montuosi, collinari con la vegetazione e in mezzo tutta la terra bruciata. E infine discesa e casa. Sono le 5 e mezza, siamo appena tornati a casa, siamo stanchi morti, però l'esperienza è stata veramente incredibile. L'Etna è assolutamente una meta da non perdere, soprattutto se capitate nella zona di Catania. Per quanto riguarda il percorso, vi consiglio la funivia fino ai 2500 metri e fare il percorso che abbiamo fatto noi. E già a quella quota il panorama è veramente fantastico, il paesaggio è il classico paesaggio lunare. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, commentate e alla prossima avventura.